Per abilitare il pacchetto di fatturazione elettronica, andare in alto a destra, dove di solito c'è scritto Benvenuto Avvocato, e scegliere Gestione Fatture. Scegliere il tipo di pacchetto desiderato e confermare l'ordine. Andare adesso su Fatturazione, Fatture elettroniche. Completare questo campo per la configurazione della fatturazione elettronica B2B. Tutti i dati sono obbligatori. Nel momento in cui si preme Richiedi PIN, arriverà un SMS sul cellulare indicato. Inserire il codice arrivato e premere Conferma PIN. Ora si può comporre una fattura elettronica. Andare in alto a destra e scegliere Nuova fattura elettronica. Nell'esempio è stata usata la fattura sintetica. Scegliere il destinatario tra pubblica amministrazione e privato. In caso di privato, determinare se si userà il codice B2B, la PEC o un canale telematico non conosciuto. Scegliere il cliente dalla lista clienti e completare, se mancanti, tutti i dati. Inserire le cifre della fattura elettronica e premere Conferma. Arrivati a questo punto, la fattura è pronta per essere inviata. Basta premere Invia e la fattura sarà caricata con successo. A questo punto, andare sul menu Fatturazione e scegliere Invia e ricezioni. Qui si avrà la lista di tutte le fatture elettroniche inviate. Clicchiamo sull'ultima mandata, vediamo il particolare e possiamo anche scaricarla cliccando sul file in alto a destra. Per vedere le fatture ricevute, cliccare su Fatture elettroniche ricevute. Qui si avrà la lista di tutte le fatture elettroniche ricevute e anche qui si potrà cliccare per vedere il particolare.